Bene ragazzi, siamo qua con il Cina per una partita epica, uno scontro veramente importante. Abbiamo un... oh caspita, c'è un attacco micidiale da parte del nostro avversario, un certo CAC. Pierre Emerick Aubameyang, un CAC Aubameyang. Ragazzi, allora, siamo qui in questa magnifica giornata di sole splendente. Ecco che il Cina parte con tocca a Walker, passa a Sturridge, un attacco, palla fuori, sta colpendo il fotografo. Bene, ecco ragazzi che c'è però un calcio d'angolo, tira, attacco, Company, il gol! Company ha fatto gol, il primo gol della partita dopo 31 minuti e 48 secondi. Ecco lo spalto esultante, perfetto calcio d'angolo, tiro, testa, incrocio dei pali. Bene, benissimo, parte bene il Cina. Ecco, passa la palla a Bakalowski, però intercetta Sissoko, Götze, ma viene intercettato da Nasri che passa, che però è intercettato da Schwarzenegger, Basilowski, Maxim, che passa Basilowski, ma viene intercettato da Sissoko, Basilowski, Basilisco, e il Basilisco che passa poi dalla... Basilowski è dovunque. Poi ecco che viene intercettato da Nasri, Götze, Maxim, Gazin, Basilowski, Bacikowski. Ecco che mi dicono che si chiama Bacikowski dopo tre ore che dico Basilowski. Ecco che Eto'o, ma viene Neuer, para. Sì. Neuer. Passa un po' ingobbito, parte ingobbito, ma si raddrizza e passa ancora. Ah, palo clamoroso, traversa Aubameyang ed ecco Reus, ma ancora tira David Luiz dalla distanza, tiro impreciso che va in tribuna, ancora Blachikowski, però Reus, ma sì dai, uguale. Allora porta ancora l'attacco, ecco, Eto'o, niente, Neuer che passa a Maxim, Blachikowski, Aubameyang, e viene intercettato da Sissoko, che passa però in fuorigioco Eto'o, che dirà un po' di bestemmie perché è passato in... che praticamente poteva essere veramente un tiro preciso, ma invece passa... ecco che però sa Eto'o nella distanza, para, si salva con un colpo di reni, Neuer, però prende Sturridge che rifà un passo, va sulla traversa, fa la barba, la traversa, questo pallone ha fatto la barba alla traversa, ma viene intercettato Götze nell'angolino, pareggia. Ecco che fa la danza con il cerchio della morte, passa dentro nel cerchio con un saltello da Kung Fu. L'arbitro dice basta queste cazzate, non le voglio più vedere, si era steso per terra facendo un picnic. Ecco che passa a Walker, Texas Ranger, ecco che Walker passa, che passa a Nasri, ecco a Socrates, non so chi è che sta tirando in questo momento, ecco, ha tirato Eto'o che però viene intercettato, ecco Nasri e fa gol di Nasri, non è Nasri, ecco doppia piroetta con Capriola, ma direttamente da calcio d'angolo forse, vediamo il replay, forse non ha toccata nessuno e ha fatto un tiro a banana, ecco il tiro, no che tiro a banana, ha fatto un altro gol, vediamo ancora, non si capisce bene, vediamo un replay rallentatore, ma che cazzo, non si capisce ancora, voglio capirlo, ancora più lento, ecco il pallone che arriva, non riesco a vederlo,
si entra, ferma, è il portiere, sembra il portiere, vediamo ancora, non si può vedere, peccato, non si è capito un cavolo, cioè non sono riuscito a capire se è stato il portiere, l'attaccante, il difensore, qualcuno è stato comunque, siamo 2-1 ragazzi, il Cine è 2-1, allora dategli una pizza picek, ed ecco che va fuori direttamente all'angolo destro, ho la lingua tipo carta vetrata, non riesco più neanche a sentire quello che dico, ed ecco che però è il fuorigioco. Per favore, fra un po' la mia lingua si incarterà da sola. Maxim, gol di Crazy Maxim, Crazy Horse Maxim, ma chi è Maxim? È veramente Maxim, era un due gol perfetti all'angolino destro, primo gol all'angolino sinistro, questo qui è l'angolino destro che porta in pareggio la squadra avversaria. Ecco che una stupidata di David Luiz ha fatto una grande stupidata, Aubameyang si invola però viene bloccato perfettamente in modo regolare da Sissoko, ecco che la rilancia, un attacco ancora, benissimo, Sturridge, lancetto, viene intercettato all'ultimo secondo, è finita la partita al Newcastle United Stadium in una giornata primaverile. Io veramente ho una gola alla carta vetrata, non riesco più a muovere la l'ugola, il gagarozzo, e andrò a bermi una coca ragazzi perché devo dissettare. Praticamente se entra un formaggio lo grattugio. Il Cina non riesce più a muoversi, ma è la verità. Lasciate ragazzi un like per questa cagata. Veramente, se entra un pezzo di formaggio di grana viene grattugiato all'istante e sputato sugli spaghetti alla carbonara. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un big like e poi andate sulla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale del Cina, andate sul Cina Fina Store, Fipa Store, è quello che avete, e quindi praticamente alla prossima, mettete in descrizione, ciao ciao a tutti, ciao.